Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport. Oggi parleremo di un altro argomento, sempre un mio modo di pensare e di vedere, però qua c'è anche un po' la scienza di mezzo, che è quello di alcuni esercizi svolti in maniera particolare. Allora, premesso, io sono un purista dell'allenamento. Per me l'allenamento si basa principalmente su determinati esercizi come appunto squat, panca piana e deadlift, vi ricorda qualcosa? No, a parte gli scherzi, naturalmente utilizzo anche le macchine per isolare meglio il muscolo, per esempio anche la leg extension, utilizzo la pressa, la lat machine, un pulley, una pulley machine, insomma le utilizzo le macchine, prediligo principalmente però manubri e bilancieri, pesi liberi e quant'altro. Detto ciò, che cosa voglio dire con questo video? Io ho visto degli, sempre su Instagram, perché ripeto, purtroppo Instagram e Facebook sono, non la rovina, però secondo me danno troppa libertà di parola, a parte tutto. Ho visto degli esercizi svolti in maniera abbastanza anomala. Io ho visto delle alzate laterali svolti in angoli particolari, dello squat svolto sopra un piede, sopra una mad ball, un piede sopra una bosu, credimi, una distensione su panca con un movimento alla fine delle scapole, delle braccia, delle spalle. Un momento. Fermiamoci soltanto a pensare una cosa. Questi esercizi servono? Ho visto anche una rotazione del busto con la T-bar, poi una spinta su tre livelli, poi facciamo questo. Questi esercizi servono? Personalmente penso che non servano un cazzo, ma perché? La palestra, partiamo dall'inizio. Se noi guardiamo i fisici che hanno portato alcune persone all'Olimpia, o comunque alcuni fisici come anche i vecchi Opliti, o per esempio, guarda, sono andato proprio indietro, no? Oppure per esempio anche, ma rimanendo più nel recente, no? I fisici che per esempio avevano gli atleti già negli anni 60-70, facevano degli esercizi di base, sfruttando anche magari macchinari, ma degli esercizi di base, non sfruttavano, non utilizzavano degli esercizi che avevano un angolo chissà come, chissà quanto. Erano degli esercizi classici, degli esercizi con un angolo articolare completo, quindi uno squat in piena accosciata, una alzata laterale con una buona apertura, una panca piana con tocco sul petto, no, con rimbalzo e con una distensione. Quindi erano degli esercizi fatti bene, e soprattutto classici, degli esercizi di base, ok? E li hanno portati appunto sul tetto del mondo con dei fisici eccelsi, no? Oggi però, causa internet, causa Facebook, causa qualsiasi cosa che volete, purtroppo si fa ricercare il movimento più di rotazione mentre si fa la distensione, mentre si fa la... Non è così che funziona, gioia mia. Allora, il fisico di base ragiona su due tipi di movimenti: o di rotazione, dove si svolgono praticamente i monoarticolari, oppure in presa diretta, dove si svolgono i multiarticolari. Se voi ci pensate, lo squat viene svolto praticamente diritto, come il deadlift, no? Probabilmente c'è una piccola variazione, ma non è paragonabile tipo un'alzata laterale dove c'è proprio un arco che si va a formare, ok? Purtroppo molti cercano di unire questi tipi di interventi, multiarticolari, monoarticolari, rotazione, quello e quell'altro. Secondo me con scarsi risultati. Quello che viene proposto da questi siti, da queste pagine, no? È una ipotesi di allenamento divertente per chi si allena in palestra. Allora,
Quello che vi posso dire io, se volete rendere l'allenamento in palestra più divertente, mettetevi le cuffie con la vostra musica preferita e lavorate con intensità maggiore, facendo un esercizio più lento, vedete che vi divertirete, ok? Perché sentirete il muscolo lavorare, perché sentirete coinvolgere più parti, più fasce muscolari, più articolazioni e quant'altro. Quello che voglio dire è che ormai si sta iniziando a perdere la vera essenza di quello che è la pesistica, va bene? Perché tutto deve essere divertente, tutto deve essere proprio questo, vedrai che fai così che quello... L'esercizio fisico è fatto da elementi di base, con intensità diverse, con metodologie tecniche diverse, ma di base abbiamo sempre gli stessi esercizi, ok? Purtroppo, per quanto mi dispiace dirlo, la pesistica è ripetitiva, perché per avere dei benefici, per avere dei risultati, quella scheda, quell'esercizio, quel carico, quella metodologia la devi tenere per almeno 6-8 settimane, ok? La puoi diversificare, certamente, la puoi diversificare magari piuttosto che una spinta panca piana, metti una spinta con i manubri, la metti con il bilanciere, va bene? Sempre quella è il movimento, però magari ti diversifica mentalmente, allora c'è una stimolazione leggermente diversa. Però gli esercizi quelli sono, vuoi avere il petto grosso, pompato, devi fare panca piana, ok? Vuoi avere le gambe grosse, devi fare squat. Il problema è che sta ricercando sempre un più mix di attività, di potenziamenti, di quello e quell'altro, e si va a perdere, secondo me, quello che effettivamente è la pesistica, ok? Semplicemente è questo. Questi sono pensieri miei, come quello del non si molla un cazzo, come quello del doped solo per andarsi a fare il figo a mare. Questo è semplicemente un mio pensiero, può essere condiviso o no. Però attenzione, pure quando scegliete i video, non è che tutti i video che vedete su Facebook o su internet, su Instagram, sono errati. Sono semplicemente dei video che servono per... vengono messi lì per fare visual, per farvi vedere che è tutto più divertente, è tutto più movimentato. Poi quegli esercizi vanno benissimo, non è che non facciano bene, però millantano delle proprietà che non hanno, semplicemente questo, ok? Ragazzi, quindi quando scegliete gli esercizi da fare per un determinato tipo di allenamento, quando scegliete degli esercizi da proporre anche a chi vi sta davanti, attenzione a quello che proponete, va bene? Perché magari quello magari è definito spaccato, vedete che proprio fa paura, però effettivamente quell'esercizio lo lascia marginale, ok? Magari dici, mamma mia, faccio questo esercizio e divento super wow. No, magari quell'esercizio lui lo fa, lo può anche fare, però magari lo fa tipo, che ne so, alla fine dell'allenamento, dopo che si è rotto il culo seriamente sotto i pesi, però poi fa vedere semplicemente tipo il 2% di quello che ha fatto. Quindi sempre attenzione, ragazzi, a quello che fate e proponete. Ragazzi, il video finisce qua. Questo, come anche l'altro video, non lo so se possa piacere o comunque se questo tipo di rubrica dove parlo di quello che penso, fondamentalmente dico di quello che penso, insomma, no? Possa piacere. Comunque ci tenevo a farvelo sapere, più o meno anche per farmi conoscere in questo ambiente. E niente ragazzi, io vi lascio un buon allenamento da InSport. Seguiteci anche sulla pagina Instagram e Facebook, dove portiamo del contenuto di qualità. Se avete dei problemi, dubbi, perplessità, qualsiasi tipo di domanda, scrivetelo o nei commenti qui sotto, oppure ci scrivete direttamente su queste due pagine in.sport.fit, che sono appunto Instagram e Facebook, dove risponderemo a tempo zero e cercheremo di chiarirvi le idee laddove fossero un pochettino confuse. Ragazzi, io vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!